né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi. E buongiorno da Marina De Vescovi, oggi con qualche minuto di ritardo, ma sempre pronti a parlare di terzo settore e Friuli Venezia Giulia. E adesso spazio all'editoria. E oggi lo spazio dell'editoria è dedicato ad un nuovo video magazine che vedrà la luce il prossimo 5 di aprile. Si chiama Diario Solidale e diamo il benvenuto a Marco De Donà ed Eva Kraniac, che sono rispettivamente l'organizzatore e la conduttrice di questo nuovo video magazine. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'opportunità. Allora, Diario Solidale, Marco, ci vuoi raccontare che cos'è e come nasce quest'idea? L'idea nasce da Tiziana Cimolino per il Forum dei Beni Comuni Friuli Venezia Giulia. Il desiderio era di trasformare la comunicazione fatta con le newsletter scritte, che vengono lette poco, a volte per nulla, in qualcosa di un po' più veloce e accattivante. Quindi è nata l'idea di fare qualcosa in video. Questi video sono diventati una trasmissione vera e propria, con servizi, interviste, ma soprattutto tutto legato da una conduzione dal vivo. Quindi una vera e propria trasmissione che non è televisiva, perché andrà su un canale YouTube, quindi un mezzo di comunicazione oggi sicuramente più agile, più veloce e molto guardato dai giovani, però con tutte le caratteristiche delle trasmissioni televisive, appunto, conduzione da studio, e servizi e argomenti. Eva, a te che sulle tue spalle un po' sta tutto il peso, fra virgolette, di condurre gli spettatori attraverso questo diario, ci vuoi raccontare quali saranno i temi che verranno affrontati? E in particolare, se ci fai qualche anticipazione sulla prima puntata, siamo contenti. Certamente. Allora, i temi trattati sono quelli che riguardano tutto ciò che è solidale e sostenibile, quindi stiamo parlando della condivisione dei beni comuni, dell'accoglienza, il dialogo interculturale, la solidarietà, la cura delle persone e dell'ambiente. E poi per quanto riguarda la prima puntata abbiamo voluto cominciare appunto a presentarci e quindi abbiamo scelto alcuni esempi un po' emblematici dei temi che tratteremo poi nelle prossime puntate, e abbiamo scelto di raccontare un piccolo gesto di cura e di accoglienza, e poi abbiamo deciso di presentare un progetto fatto per la socialità di persone fragili. Siamo stati anche all'inaugurazione di un panificio di quartiere a Udine, che ha praticamente il momento finale di una filiera corta, quindi dal coltivatore al consumatore. Poi abbiamo anche un collegamento con il sud del mondo, dove sono attivi alcuni volontari della cooperazione internazionale. E poi c'è anche il clima e l'ambiente, che sono due temi forti che ritorneranno spesso all'interno del Diario Solidale. E in questo primo numero abbiamo voluto raccontare le manifestazioni dello sciopero globale che è stato organizzato dai Fridays for Future, che ci lanciano un monito importante per il futuro del nostro pianeta. Un video magazine che utilizza un canale YouTube dedicato, Marco, quindi uno strumento sicuramente che può raggiungere potenzialmente migliaia e migliaia di persone, però gli argomenti si concentrano sulla nostra regione, quindi una sfida piuttosto interessante e direi coraggiosa. È una sfida importante. Sì, l'ambito è regionale, perché noi facciamo riferimento al Forum dei Beni Comuni del Friuli Venezia Giulia e ci occupiamo di tutto il terzo settore regionale. Certo, ti accennava Eva al nostro collegamento con il Kenya, cerchiamo di aprire, se mi passi il termine, una finestra sul mondo, anche se parte da Trieste questo progetto.
Il canale YouTube è la modernità sicuramente, è agile ed è gratuito. Ora io devo occuparmi anche della parte finanziaria di questa operazione, che è il minimo indispensabile per pagare le piccole spese. È una struttura che si basa prevalentemente sul lavoro volontario, persone molto dedicate, molto attente, alcuni professionisti che ci regalano il loro tempo dopo il lavoro. E con questa squadra che si è dimostrata molto forte, molto coesa, sì, allora io me la sento veramente di affrontare questa avventura che un po' mi spaventa ogni tanto, cioè, quanto, è inevitabile. Dunque, il video magazine avrà cadenza mensile ogni primo martedì del mese a partire dal prossimo 5 aprile alle 12. Quanto durerà e come è strutturato proprio in termini quanti servizi vedremo? Marco. Allora, stimiamo di non superare i 20 minuti. La puntata sarà composta da 5 servizi di durata diversa. Ci sarà anche un piccolo spazio, lo chiamiamolo una pillola, delle buone pratiche. Andremo a individuare piccole cose simpatiche di autosufficienza, di cura dell'ambiente, ma appunto delle pilloline. E poi, vabbè, ti do un'altra anticipazione, non posso fare il nome dell'autore, ma un importante disegnatore italiano che risiede in regione ci ha fatto omaggio di alcune sue vignette. Quindi un motivo in più per sbirciare dalla prima puntata in poi. Abbiamo copiato dei quotidiani che per vendere hanno sempre una vignetta in prima pagina e non si inventa nulla di nuovo. Ma giustamente bisogna ispirarsi, copiare e rubare con gli occhi. È un vecchio adagio che però vale sempre. Eva, a proposito di rubare con gli occhi, tu sei una giovane conduttrice. C'è un modello a cui ti ispiri, diciamo, nel tuo percorso di crescita? Chi ti piacerebbe diventare o comunque imitare? Sono molto molto sincera, e io appunto, non avendo avuto mai questa tipologia di esperienze per quanto riguarda le varie videoriprese, è stata comunque anche per me una bella full immersion nello studio. Ho seguito Milena Gabbanelli fino poi ad arrivare ad Angela Raffanelli, entrambe comunque giornaliste molto importanti. Dopo ho cercato comunque e sto cercando ancora di trovare un po' il mio stile, per il resto si vedrà. Beh, però intanto avere due fari così professionali e così strutturati penso che sia comunque importante, poi ovviamente si trova il proprio stile. Marco, ricordiamo l'appuntamento per i nostri ascoltatori? Allora, Diario Solidale sul canale YouTube Diario Solidale, ogni mese, ogni primo martedì del mese, usciamo a mezzogiorno, ma seguiteci anche sulle altre pagine dei social, vi invito a seguirlo, ma anche a scriverci, a collaborare, a segnalare delle cose, certo. Certamente, anche perché molto spesso sono proprio le piccole cose quelle che hanno meno visibilità, ma che vale la pena conoscere, vero Marco? Assolutamente, e ricordo quindi il motto, che è dare voce a chi voce non ha, e questo è poi alla fine la nostra missione più importante. Grazie, questo mi sembra un messaggio molto bello. Io ringrazio Marco De Donà e Eva Kraniac. Ricordo Diario Solidale martedì 5 alle ore 12 sul canale YouTube dedicato. Grazie. Grazie dell'opportunità. E per oggi abbiamo finito. A risentirci da Marina De Vescovi.